Mi avete costretta e l'ho comprata, una borsa di Polen. Ciao amica, benvenuto o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Auzino, sono napoletana, compro e produco borse originali. Ho detto che mi avete costretta perché in tante di voi mi avete chiesto, insomma in privato, un po' sotto altri video, di acquistare una borsa di questo brand che è estremamente sponsorizzato su Instagram, quindi compare molto molto spesso, ha un ottimo retargeting, questa è una cosa figa, e che io seguivo da un po' di tempo. Non sono mai stata tanto contenta di comprare questo brand, però poi dico vabbè, comunque insomma ci stiamo dietro da un po', perché non testare, non guardare, mi piace. Quindi adesso ti faccio vedere il modello che ho scelto, che ovviamente è una shopper. L'ho presa direttamente sul sito, che è completamente in inglese o in francese o in tedesco, mi pare. Un sito molto ben strutturato. Alcune borse sono ordinabili e sono subito disponibili, perché in magazzino per alcune tipologie di borse e colori devono essere fatte in preordine. Ha dei modelli standard e una fascia prezzo medio-alta. Fa prevalentemente pelle, ma di questo modello qui c'è anche una versione in tessuto e pelle. Non l'ho presa per due motivi: uno, perché sostanzialmente preferivo un modello, diciamo, completamente in pelle da poter utilizzare tutto l'anno, e due, perché la colorazione che volevo non era disponibile. Il prodotto che ho acquistato è un modello Chai Cime, mettiamo così, sempre per la mia pronuncia del francese, che ovviamente molti di voi mi aiuteranno, e l'ho pagato 330 euro. La scatola in cui mi è arrivata è molto bella, quindi in questo bianco che riprende molto appunto i colori del brand. C'è descritta la borsa, che adesso andremo a vedere, e soprattutto c'è descritto come utilizzarla. Polen Haute Maroquinerie. Maroquinerie, produzione di borse, insomma, in francese. Tant'è vero, se andate a vedere poi su le varie cose di Hermès, che prevalentemente produce in Francia, trovate proprio questo tipo di dicitura. Polen. Andiamola ad aprire, mi veniva da sorridere perché Maroquinerie mi ha sempre detto, cioè, come se fosse una cosa cadente, invece indica lavorazioni di pelletteria alta, insomma questo è un po' il senso. La borsa che ho acquistato è questa, insomma partiamo benissimo, bene ma non benissimo per quanto riguarda la plastica, che non sopporto. Suppongo che sia una questione di protezione per le logistiche e tutto il resto. Non mi pare di aver letto sul sito dove vengono prodotte queste borse, quindi mi auguro, visto che me l'avete sponsorizzata in tante, che ovviamente faccio anche questo antistress, le borse siano prodotte in Italia e non all'estero, perché poi ci rimango male. La flanellina di questo bel tessuto è importante, questo bel colore, ed è logata. Eccola qui. La borsa si presenta in questa maniera. E il modello è particolare proprio perché lo vedi adesso compatto, in realtà poi può essere, può diventare scompatto e quindi avresti completamente. Andiamo ad eliminare tutte le carte interne. Puzza un pochino questa carta. E oltre alle carte, all'interno troviamo anche questa piccola pochettina, quindi borsa e questa pochettina, anche perché la borsa è sfoderata, ok? Ora te la apro, così la vediamo per intero. Ecco perché serve le istruzioni su come tenerla aperta. Adesso andiamo a vedere. E, dicevo, la borsa può essere anche indossata in questo modo. Ora, del perché non si mantenga così aperta, vediamo. È semplicemente che ha preso la forma. Quindi poi andiamo un pochino a sistemare da questo punto di vista e la borsa tenderà a mantenersi. Poi è ovvio che
se la vogliamo poi utilizzare chiusa, tenderà a riportare la forma di prima. Dicevo, la borsa internamente è sfoderata, quindi questa pochette serve proprio per il telefono o per un piccolo portafoglio, per evitare di tenere poi le cose buttate dentro. Poi ovviamente dipende sempre da dove siamo e da come facciamo. Il materiale è doppiato, quindi vedi che gli interni sono di materiale completamente differente rispetto agli esterni. Sto guardando se ci sono etichette o cose varie, vediamo un attimino. Ah, ok, il prodotto è fatto in Spagna. Colpo di scena, ragazzi. Ancora peggio, cioè, nel senso che non perché la Spagna sia un polo produttivo negativo, ma è un grande nostro competitor. Spiego un attimo una cosa che ad esempio in Italia non è avvenuta. In Spagna, che ha una grande tradizione di pelletteria, cinturifici e molte calzature, negli anni che cosa è successo? Che molte aree, molti territori che erano adibiti proprio a fare delle produzioni sono stati, come dire, tutelati attraverso normative speciali, e quindi le aziende che vanno a produrre lì hanno accesso a tutta una serie di benefit. Ora, non si è mai capito perché non si è fatta la stessa cosa con il Made in Italy, che è uno dei marchi più potenti al mondo e soprattutto per la pelletteria o la moda in generale è il numero uno. In Spagna stanno tutelando gli artigiani, in Italia no. E anche se le associazioni tipo Assopellettieri o tanti altri fanno un grandissimo lavoro per portare a qualche risultato, si fa davvero fatica a parlare con le istituzioni. Detto questo, insomma, il prodotto è fatto in Spagna, quindi mettiamo sotto braccio la borsa, che può essere portata in questo modo oppure a mano in questo modo. La borsa risulta essere bella leggera, i materiali di cui è composta è una pelle in grana piccola, come puoi vedere, con questa stampa particolare. All'interno appunto non c'è tessuto, cioè non c'è tessuto, non c'è fodera, ma è sfoderata. E sto guardando la tintura, i manici, le maniglie, come le vogliamo chiamare, non grattano. Poi ovviamente ci sarà il testo di utilizzo e te ne parlerò più specificamente di queste cose. Sto guardando ad esempio i dettagli tecnici, guarda come questa parte geometrica, come coincidono bene tutti gli angoli e tutte le cose, quindi la borsa è studiata e sviluppata decisamente bene. Un po' le cuciture qui sono un po' storte, parte da qui e va un po' storto. Ovviamente se io compro una borsa da 330 euro sfoderata, bel pellame, tutto a posto, mi aspetto, cioè potrei accettarlo per un Made in Italy, un Made in Spagna, che sono convinta che comunque abbia una base prezzo un po' più bassa dell'Italia, proprio per quelle agevolazioni che ti dicevo. Vorrei che questi dettagli fossero tutti curati. Continuo a guardare un pochino anche all'interno della pochette, vediamo un attimino. La pochette la si può, diciamo, escludere dalla borsa in questo modo. Vediamola all'interno, anche in questo caso è doppiata per una pochettina molto molto semplice, con un lampo superiore. Gli accessori sono tutti in questo color oro carico, anche se poi di accessori veri e propri non è che ce ne siano tantissimi. E la pelle è tinta con questo tono su tono. In questo caso ad esempio i laterali sono piegati, quindi da un lato trovi la pelle e dall'altro trovi questa tintura. La borsa in tutto sommato, insomma, fa un bell'effetto. L'effetto wow, quindi l'arrivo della borsa, tutto quello di cui è contornato, per me è un 4,5, è un bel prodotto. Tecnicamente, guarda, insomma, si mantiene bene. Voglio capire poi utilizzandola se rimarrà mai aperta questa borsa o tornerà in sé così, però probabilmente utilizzandola tenderà a rimanere appunto aperta, ed ha una bella forma anche in questo modo. Il colore chiaro che ho scelto è un colore che ho scelto anche perché mi piace molto, per poterlo utilizzare durante l'inverno, anche perché sono quei colori che puoi abbinare tranquillamente. Una cosa a cui facevo caso, ma magari è solo una fissa mia, è che il font utilizzato per scrivere il brand sembra un pochino quello di Celine, sia per l'oro che viene utilizzato che proprio per il font, proprio per il tipo di scritta. Siamo arrivati quasi alla fine di questo video, vedrai poi più avanti anche il testo di utilizzo. Io spero che questo video ti sia stato utile, continua a seguirmi, leggi tutta la storia di Polerno sul mio blog all'indirizzo blog.ornellauzino.it.
Noi ci vediamo al prossimo video. Tu continua a suggerire, a commentare e a lasciare un like a questo video. Spero che questo video ti sia stato utile. Ciao da Ornella.